Buonasera, ciao cuori, ciao! Eccoci qui con un video acquisti, ma direttamente da Iena. Vi faccio vedere quello che ho acquistato in questi giorni e sono ancora a Iena. E questi sono i pacchi. Per cui pian piano, tenendo in mano la fotocamera, cercherò di farvi vedere tutto. E raccontarvi, ma mi raccomando, seguitemi perché ci sarà anche un vlog di queste giornate. Parto col farvi vedere queste renne, orecchie da renna, le orecchiette, vedete questo cerchietto. E la prima cosa che ho comprato appena arrivata perché mi sono piaciute tantissimo e ho deciso che le indosserò all'arsenale, uno per me e uno per mia figlia Giulia. Poi vi devo dire che siamo stati ai banchetti e ai banchetti ho visto questi cappellini magnifici che sotto, vedete, si possono mettere e si Tra fermano i tra i capelli. capelli e sono troppo belli. Allora abbiamo deciso un giorno i cappellini e un giorno le renne. Sabato i cappellini, domenica le renne o viceversa. Poi, sempre girando per i banchetti, che cosa ho trovato finalmente? Ah, questa tortiera che ovviamente, secondo voi, per cosa la userò? Intanto è lucidissima, per cui l'ho presa subito perché non l'avevo mai trovata. È per le mie lavorazioni di resin art. Perché, come sapete, io penso sempre anche alla mia passione, quindi ho preso questa tortiera molto bella Facciamo vedere i minerali. e poi sì, voglio farvi vedere che ho il banchetto dei minerali. Ho preso anche questo. È il lapislazzulo. Allora, questo lapislazzulo, vediamo di girarlo un po'. Guardate che bello! Chiaramente, questi li lavorerò tutti con la tecnica wire wrapping. E poi ho preso, guardate, questa è un'agata stupenda, bellissima, bella. Poi ho preso un'altra, sono tutte agate, solo che guardate che belle. E poi ne ho preso l'ultima, eccola Beh, qua, faccio eccola cambiare questo, sposto questo. qua, stupenda, bellissimo. Cosa ne dite? Scusate la luce, scusate, spero si veda bene, ma come vi ho detto, ve lo sto mostrando tutto dal letto dell'albergo. Eccole qua. Bene, adesso procediamo. E la tazza, la tazza, la tazza. Allora, di questa tazza ve ne parlo anche nel vlog. Qui voglio assicurarvi che io l'ho pagata. Poi nel vlog capirete il perché ve lo dico, ma l'ho comprata, vero? Questa è la tipica tazza dei mercatini. Questa è Erfurt, il Questa. capoluogo della Turingia. Ecco, come vi spiega Giulia, e come vedete c'è C'è proprio. scritto Mercatini di Natale di Erfurt 2018 e questa è la città con i mercatini di Natale e con il Duomo. Eccolo qua, è un bellissimo ricordo. Mia figlia ne ha comprate anche gli anni passati, per cui ha una piccola raccolta. Poi andiamo avanti, andiamo avanti. Adesso Sempre il cosa? mercatino di Erfurt. Questa sempre è il mercatino di Erfurt. Tra le cose fatte a mano, vediamo di Vediamo. spacchettare. Questa bellissima, stupenda. Oh, bellissima. Andiamo avanti. Allora, nel negozio di Iena Nanunana abbiamo comprato. Queste sono delle scarpe pantofolose, morbidose, caldose, insomma, Di due tutto colori e di due tipi uso. diversi. Eccole qua. Allora, una è per Giulia e una è da regalare. Vi assicuro che sono caldissime. Questa è Poi, un'altra tazza che doveva essere Iena invece Dortmund. questa è un'altra tazza. Questa l'abbiamo presa a Iena, il mercatino di Iena.
ma anche di questa ve ne parlerò nel vlog. Comunque bellissima. Poi ho voluto comprarmi queste tisane profumatissime. Guardate, devono essere una bontà, non sono costate tantissimo, quindi io me ne sono presa due, anche perché d'inverno io amo le tisane. Anche eccolo qua, sono regali, borse dell'acqua calda per le manine. Ecco, non so se si è sentito, ma queste sono borse dell'acqua calda per le manine, sono dei regali che faremo e sono carinissime. Dai, facciamole vedere, prova ad aprirla. Allora, aspetta, qua li stai prendendo. Vediamo. Sì, ma se devono essere dei regali, se ah no, è vero, meglio non aprirle. Comunque, devono essere dei regali. È come una borsa dell'acqua calda normalissima che si riempie di acqua calda e poi ha il suo vestitino e si usa magari, insomma, noi lo regaleremo a delle ragazze che vanno a scuola presto la mattina e quindi hanno freddo e se lo portano via, insomma, per nella scaldarsi cartella, le mani. Nella borsa. Perché oltretutto mi sembra che queste abbiano un altro sistema, alcune si inserisce l'acqua, ma queste ce l'hanno già e con un sistema all'interno l'acqua si riscalda quando si desidera, quando quindi si ha bisogno, si può portare via. Eccole qua. Poi cosa abbiamo comprato ancora? Questa per la tua gioia. Ah, questa? Allora, anche questa, oddio c'è l'ombra, ma portate paziente, ma... questa ve l'ho fatta vedere anche nel vlog, l'ho comprata nel viaggio, non ho resistito, questa è per me e la metterò nella mia stanza creativa. Una linguaccia per voi. Stoppa perché non so. Poi guardiamo qua cosa esce. Non mi ricordo. Appunto, non ci ricordiamo cosa abbiamo comprato. Guardate, queste servono per fare i biscotti e siccome mia cognata è una musicista e insegna musica, le ho comprato questi per fare i biscottini, bellissime. Poi queste servono a te. Queste servono a me, ho comprato questi lumini che vanno a batteria perché si possono mettere dentro nelle tazze, insomma ho intenzione di usarle nella mia esposizione per l'arsenale e ne ho comprati 4. Poi sempre pensando alla resina ho anche comprato questo, quando si deve fare il doming, anche questo può essere perfetto per fare il doming e ho voluto provarlo e prenderlo. Questi sono i cioccolatini che ci hanno scaldato ai banchetti. Questi appunto. Col nougat, la nocciola. Sono aperti tutti. Tipici di questa zona, sono una bontà. Fatti a conetto. A conettino. E camminando nel freddo se ne sono partiti 2, dai, neanche tanto. Allora, poi mia figlia ha voluto comprarsi questi guanti che sono della stessa marca dei calzettoni e sono super super morbidosi, con dentro il pile, guardate, mamma mia ragazzi, caldissimi. Poi abbiamo sempre preso questo da regalare, che cosa sarebbe? Sarebbero i cioccolatini, eh sì, con liquore tipici di questa zona. Poi abbiamo comprato questa stella, l'ho comprata per me e con questa stella adesso vediamo, ho intenzione anche con quelli lì, dammi. Cosa fai questo? Sempre li lavorerò con la stella, ho intenzione di fare un vassoio con la resina, adesso vediamo. Ragazzi, poi lo vedrete probabilmente quando farò una visuale del banchetto in arsenale. E poi una cosa, la meraviglia delle meraviglie a cui tenevo tantissimo, io non so, sono riuscita a trovare questo bellissimo albero. Allora, vi devo dire, no, perde tutti i brillantini. No, perché sul letto cadono tutti i brillantini. No, allora vi devo dire che questo non posso girarlo. Allora, un alberello simile l'ho visto sul banchetto di Manuela Vio.
Le avevo chiesto se poteva procurarmelo, ma non riusciva a procurarmelo in tempo per il prossimo fine settimana. E qui girando e rigirando ho trovato questo che è simile, non è lo stesso, però è simile. Allora ne ho presi due, ma io trovo che sia magnifico. Non lo tiro fuori perché appunto perde tutti i brillantini. E vedrete quando farò il video dell'arsenale come lo ho intenzione di usarlo.